Tears I've cried, screaming, deceiving, and bleeding for you, and you still won't hear me. Don't hold your hand this time. Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui con questo Pokémon Verde Foglia Nuzlocke Challenge. Ci troviamo qui all'interno del Monte Luna e per arrivare a Celestopoli andare a sconfiggere Misty. Utilizzo subito repellente ragazzi perché non voglio trovarmi Zubat o altri Pokémon al collo. Abbiamo trovato Semitraglia ragazzi, che la utilizzeremo penso su Bulbasaur, però per ora non ci interessa, quello lo lasciamo lì e proseguiamo. Lei, se non sbaglio, ha un Clefairy. Ah ragazzi, ho portato il nostro Pink a livello 11 e mi sono fatto diciamo un bel sedere per farlo, perché aveva solamente Canto e Riccio Scudo. La mossa botta l'ha imparata al 9 o al 10 se non sbaglio, quindi mi sono dovuto fare 3 livelli con Canto, Riccio, Scudo. Quindi usavo Canto, dopodiché mandavo un altro Pokémon, Canto, un altro Pokémon, Canto, un altro Pokémon. Perfetto, non gli facciamo niente, direi di cambiarlo subito. Mandiamo Poison Ivy. Ragazzi, Poison Ivy è quasi al... no, è al 14, non quasi al 14. Frustata. Maledetto Canto, maledetti Pokémon che utilizzano Canto, anche se io ho un Jigglypuff che utilizza Canto, eh. Rassiseno, ma dorme. Ripeti cosa? Stiamo dormendo, idiota. Dorme, mo utilizza Ripeti o Canto? Allora, doppia sberla. Uno, due, tre, quattro, cinque colpi, ragazzi. Il nostro Poison Ivy continua a dormire, ruggito. Dorme ragazzi, si è fatto praticamente tutti i turni. Ed ecco, si sveglia e utilizza Parassiseno. Ah, pensavo che sia fallito ragazzi, già stiamo iniziando a dar di matto. Ripeti. Ok, dovremmo riusare un'altra volta Parassiseno. Non credo ragazzi, cioè io cambio Pokémon, ve lo dico. Cioè, avrò mandato 3 Pokémon in questa lotta, non mi interessa, cioè non voglio rischiare di perdere Poison Ivy per un diavolo di Clefairy. Mando MN perché devo dire la verità, è molto utile, cioè c'ha molto attacco, pensavo fosse più debole, invece no. Fallisce fortunatamente, maledetto Clefairy di merda. Parassiseno sottrae energia, attacco rapido e ciao ciao Clefairy. Abbiamo avuto una meglio su Iris Pupa. Andiamo, scendiamo qui e qui incontreremo il finito effetto repellente col cavolo. Qui dovremmo incontrare il primo membro del Team Rocket, eccolo qui, che se non sbaglio a Zubat del Team Rocket siamo i gangster dei Pokémon. Ragazzi, ecco, non so perché ho Trilli come primo Pokémon, però lo utilizziamo. Riccio Scudo, noi continuiamo con Confusione. Addio Sanshiro, livello 14 per Trilli. Paralizzante, impariamo Paralizzante sia al posto di Veleno Polvere, perché ah no, abbiamo anche Mille Bave da animare. Ma almeno Veleno Polvere, va, impariamo Sonnifero al posto di Mille Bave.
Ecco fatto. Prossima scelta sarà Rattata. Cambiare? Sì, direi di mandare Poison Ivy. Perché Poison Ivy? Boh, perché sì, così. Random, perché mi andava. Attacco rapido. Frustata. Azione. Frustata. Addio Rattata. Prossima scelta sarà Zubat. Zubat manderemo Piuma. Perché Piuma? Sempre così. Ragazzi, cioè non sto seguendo una tattica per ora. Quindi sto mandando chi mi va di mandare. Raffica. Non gli togliamo praticamente nulla. Tolto uno per prendersi uno. Che pro. Dai. E addio Zubat, e Piuma sarà a livello 14. Eh sì, ciao. A livello 13. Poi qui ragazzi, se non sbaglio, cioè se non sbaglio, si trovano una pietra lunare o due, non ricordo. E sono indeciso se far evolvere subito Jigglypuff in Wigglypuff. Perché fondamentalmente non mi fa impazzire perché, e non so neanche se lo terrò in squadra. Però per ora ce l'abbiamo e ci fa comodo. Quindi non ho proprio idea di cosa fare. Quindi c'è un pigliamosche. Fino agli effetti di repellente. Di nuovo repellente. Lui dovrebbe essere uno scienziato, se non sbaglio, non un poke fanatico. Perfetto. Ah, cervellone, non scienziato. Magnemite. Penso che confusione dovrebbe essere super efficace. No, non è vero, non gli facciamo una beata minchia. Infatti lui utilizza super suono. Noi a questo punto lasciamo Trilli, visto che è confuso, utilizzeremo una pozione su Poison Ivy. Per lo stilio ci abbassa la difesa speciale, cala a picco, non ci abbassa. Trilli è ancora confuso, così confuso da colpirsi da solo. Per lo stilio continua. Così se utilizza un attacco tono shock ci fa fuori, è confuso. Confusione. Questo ragazzi che non è efficace però. Punto a confondere anche lui. Anche se penso di shottarlo piuttosto che confonderlo. Eccolo, abbiamo ottenuto ciò che volevo. Continua con ferro stridio imperterrito. Noi continuiamo con la... È ancora confuso il nostro Drilli. Cioè ragazzi, si è fatto 5 turni di confusione. Pure brutto colpo ci prendiamo. Non è più confuso fortunatamente. Speriamo si colpisca da solo così ce lo vediamo dalle palme. Perfetto. Addio Magnemite. Voltorb. Cambio stavolta, non lo lascio. Mando boh, Poison Ivy. All'11 Voltorb. Usiamo frustata anche se non è molto efficace. Non è vero, invece è efficace. E via. No, è ancora vivo. Poisonavi 241. Ragazzi, sale al 15. Tra poco ah no, avremo un Ivysaur. Viene in polvere, noi impariamo e leviamo Ruggito.
Anche sonnifere buone, a questo punto direi di levare. No, sonnifero no, non la imparo ragazzi, tanto abbiamo Jigglypuff con canto, quindi non serve. Abbiamo trovato una pozione e utilizziamola subito su Trilli prima che ci muoia. Siamo qui sotto. Caramella rara, ragazzi. Utile, non utile, non lo so, non mi interessa, la teniamo per qualsiasi evenienza. Tu cosa hai trovato? Niente. Ok. Questa pupa non ricordo che Pokémon abbia, noi la... ci parliamo e vediamo che cosa andrà in campo. Due Pokémon, Oddish, Oddish, Oddish. Su Sudamisti dopo il ponte si dovrebbe trovare un Oddish, speriamo di trovarlo, oppure un Abra, così avremo un bel Alakazam. Profumino diminuisce la nostra elusione. L'elusione è quella cosa che permette al Pokémon di non subire attacchi, ovvero è... cioè ad esempio doppio team aumenta l'elusione, quindi è più difficile che il Pokémon venga colpito. Bellsprout, Bellsprout, Bellsprout. Shottato anche lui. Perfetto. Bellsprout lo vorrei, così ho un bel Victreebel. Ma abbiamo Bulbasaur, quindi sti cazzi. Sonnifero. Vediamo mille bave. Perfetto. E anche l'ultima mossa inutile del vecchio Caterpie che avevamo è andata via. Abbiamo avuto la meglio su Miriam Pupa e continuiamo a camminare, camminare e camminare. Finito l'effetto di repellente col cavolo. Non ricordo se qui ci sia uno strumento. No, non c'è nulla. Qui neanche. MT46 furto. Furto la possiamo utilizzare tra un po', perché ci potrà essere molto utile più in là, quindi ora non la imparo a nessuno. Regola da Team Rocket, manda in campo Zubat, ne mandiamo Drilli, attacco confusione, che è super efficace, e lo sciotta. Ma dovrebbe mandare in campo Ekans. Noi lasciamo sempre Drilli perché con l'attacco confusione lo sciotta. Non ho ancora fatto un taglio, ma penso che dopo questa regola da Team Rocket farò qualche taglio e ci rivedremo più là, perché altrimenti ragazzi, cioè, si dilungano troppo le parti. Quindi sconfitta regola Team Rocket. Andiamo qui sul masso che c'è uno strumento, infatti è etere. E niente ragazzi, tagliamo. Riprendiamo da qui ragazzi contro il nostro avversario Marcos avventuriero. Lui utilizza Rega tutto. Noi utilizziamo frustata e Onix anche va giù. E forse noi saliamo al 16 ragazzi. Ho ripreso da qui. Ai ai ai, per poco. Poco 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 poco. E niente, volevo farvi vedere l'evoluzione, ma non si evolve. Andiamo avanti. Qui non c'è nulla. Andiamo, andiamo. Qui c'è uno strumento. Abbiamo trovato una pietra lunare. Cosa ci faremo con la pietra lunare? Ancora non lo so. Sono indeciso se far evolvere il nostro amico Jigglypuff o tentare più là con un Nidoran o un Nidorino. Sconfiggiamo, sì. Tanto che Pokémon avrà? Strano. Ah, un Rattata. Pensavo un classico Zubat.
Nether, ragazzi. Falliamo. Idiota di un Battlefield. Sonnifero. Addormentato Rattata. Confusione. Non lo sciocchiamo, sono sicuro. Infatti. Rattata non mi dorme. Volevo usare attacco rapido se... Ho fatto vedere prima il suo sprite che attaccava. Prossima sarà Senshiryu. Senshiryu, mandiamo i nostri poison ivy, così lo facciamo evolvere finalmente in un cazzo di Visaur. Poison Ivysaur. Scusate per la battuta triste, ragazzi. Ed eccolo qui, livello 16, e Ivysaur e Bulbasaur si appresta ad evolversi. Addio Rekuta. Benvenuto Ivysaur, vi lascio con l'evoluzione, ragazzi. Ed eccolo qui il nostro Ivysaur, o Ivysaur come lo volete chiamare, a me non interessa, so solo che è figo in una maniera assurda. Venusaur mi fa un po' cagare, non mi fa impazzire come... non mi fa impazzire, però Ivysaur mi piace molto. Innanzitutto curiamolo, curiamo anche... Vediamo le sue stat come sono aumentate. 37 di attacco speciale, ragazzi. Quasi 30 di attacco, 31 difesa speciale. Jigglypuff. Sono ancora indeciso se farlo evolvere, ragazzi. Cioè, sinceramente sono in un limbo. Se farlo evolvere o no. Team Rocket rivitalizzerà i fossili. E tra l'altro in questo Pokémon, cioè essendo molto vecchio questo Pokémon, la natura folletto ancora non è stata inserita. E quindi il nostro Jigglypuff è normale, non è normale folletto. E fondamentalmente ce lo sbattiamo in faccia perché non ci serve quasi a nulla. Ecco, Rattata è andato KO. Zubat, lasciamo Trilli perché ha confusione. E via anche Zubat. No, è rimasto vivo, maledetto, schifoso. Sciocchiamolo con azione, cioè proprio così per snobbarlo. Ok, questa parte ragazzi si sta dilungando molto, sono sicuro. Finito il repellente, utilizziamo l'ultimo repellente che abbiamo. Ecco ragazzi, la seconda pietra lunare. Giurezzamp, due fossili che ho trovato io sono i miei. Ragazzi, seconda pietra lunare, quindi possiamo far evolvere tranquillamente il nostro Jigglypuff. Ma lo faccio evolvere nella prossima puntata, perché ci stiamo dilungando molto. Anzi, quasi quasi vi taglio anche questa lotta, ma dovrebbe essere molto veloce. No, non mi interessa, ve la taglio. L'abbiamo sconfitto e adesso procederemo a prendere il nostro fossile. Curiamo Trilli, altrimenti ci muore. Andiamo a prendere il fossile di Kabuto, perché amo Kabutops e Omanite e Omastar mi fanno abbastanza cagare, quindi mi scuso a chi con tutti. Cioè, perché a molti piace, a molti no, a me fa veramente cagare. Abbiamo ancora il repellente attivo. Antidoto. E dopo questa scaletta siamo arrivati alla fine del Monte Luna. Non ricordo se qui ci sono strumenti.
Mi sembra di no. Appunto, non c'è nulla. E siamo arrivati, ragazzi, alla fine del Monte Luna. Qui ci sono due ragazzi che insegnano Mega Calcio e Mega Pugno. Torniamo nel Monte Luna perché è finito il repellente e effettuiamo la nostra cattura all'interno del Monte Luna. Un Paras, sempre femmina, ragazzi. Cioè, strano. Cioè, ormai ci perseguita il tipo, il genere femmina. Ok. Utilizza graffio sonnifero, l'abbiamo addormentato, dorme e procediamo con la cattura di Paras. Vi ricordate che avevo detto che potevo trovare un Geodude, uno Zubat? Niente, Paras, cioè proprio Pokémon random così catturato fortunatamente. Ok, Paras, visto che Pokémon si chiama Paras, scusate la fantasia, lo chiameremo Parassita. Se ci posso mettere più S, facciamo Parassita. Parassita. Ed eccoci qua, usciti dalla grotta, ragazzi. Da me è tutto, siamo arrivati a Celestopoli. E niente, come al solito vi ricordo, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e continuate a commentare. Vi ringrazio per chi già mi sta seguendo e per chi inizierà a seguirmi. Dal vostro Ariados è tutto, ragazzi. Ci vediamo con la prossima puntata dove faremo il ponte allenatori, andremo da Bill e faremo anche Misty. Grazie a tutti.